Mister, innanzitutto la sua lettura della gara. Ma la lettura della gara è molto semplice, molto lineare. Questa per me oggi non meritavamo di perdere assolutamente. E vi spiego anche perché. Perché sicuramente la mia squadra non è stata brillante come lo è stato l'Avellino. Sicuramente non possiamo nasconderci il fatto che l'Avellino ha avuto 10 giorni per preparare questa gara e noi invece soltanto 3. Non c'è stato un calo a livello mentale, assolutamente, questa è una cosa che tengo a precisare, i ragazzi sono stati sul pezzo, perché se non fosse stato così, tra situazioni di emergenza per mancanza di giocatori, tra un calo mentale avremmo sicuramente perso in maniera più netta. Invece, dopo tutte queste defaillance, che non sono alibi ma sono dati oggettivi, io posso dire che la mia squadra non ha subito un tiro in porta. Il gol fatto da loro è nettamente irregolare, è regolare solamente per l'assistente di linea e per l'arbitro, e questo non c'è bisogno di trovare scusanti perché è evidente a tutti. E poi loro non hanno creato niente. Noi non eravamo brillanti come tutte le altre partite, ma ci sta, perché dopo 3 giorni rigiocare, una parentesi, devo fare un plauso a Ciccio Corapi, perché magari qualcuno non lo sa, ma sono 3-4 partite che gioca con delle punture al ginocchio. E Ciccio Corapi oggi non ha fatto una partita sottotono, perché per il ginocchio, perché era stanco, perché ha fatto una partita sottotono, magari perché ha sofferto quello che è stata una marcatura asfissiante da parte del loro centrocampista. Lui quando succedono queste cose deve essere bravo e capace a non uscire dal gioco, perché si può giocare anche a un tocco, questo lo sa. Quindi per noi questa è una parentesi per dare merito al ragazzo e far capire quanto ci tiene alla causa. Infatti una delle domande dei giornalisti era quanto la marcatura uomo di Francesco ha limitato la fonte di gioco del Catanzaro. No, sì, siamo stati, ripeto, anche quando loro marcavano uomo corpi, però si liberavano altri spazi, non siamo stati bravissimi e lucidi ad agevolarci di altri spazi. Ma questo, ripeto, lascia il tempo che trovo. Oggi il Catanzaro non meritava assolutamente di perdere, nonostante, ripeto, tutte le cose che ho detto prima. Per me e le occasioni migliori ce le abbiamo avute noi, e non vado a trovare scusanti e alibi, perché mi sembra un dato oggettivo. Dei cambi si aspettava qualcosa in più? Ma non lo so, vediamo, la voglio rivedere, perché non era nemmeno semplice entrare e fare qualcosina. Sicuramente avevamo bisogno di gente che tra le linee potesse saltare l'uomo, perché con la mancanza di Massimo Carlini stava venendo meno, e quindi avevo bisogno di gente che saltasse l'uomo. Jefferson ha quelle caratteristiche e le farà vedere. Quanto ha pesato appunto l'assenza di Massimo sulla profondità del gioco del campo? No, ci sono delle caratteristiche, no? di giocatori che ci possono, che questa squadra diventano importanti se poi tutta la squadra gira. Non mi va di parlare di assenze. Oggi la squadra ha, ripeto, pur non essendo lucida, meno lucida rispetto all'Avellino, oggi non meritava di perdere, quindi anzi, ripeto, le occasioni migliori ce le abbiamo avute noi, pur non avendo fatto la miglior partita, per tutte le cose che ho precedentemente detto. In generale, chiedo se si aspettava qualcosa in più dai nuovi arrivi di gennaio per la società. Ma ci sarà tempo, perché loro dimostrino se abbiamo fatto le scelte giuste o meno. Sicuramente non è una partita che ci può dire se sono state fatte da parte della società le scelte giuste. Ce ne sono tante altre, ci saranno, mi auguro, i playoff che vorrei che durassero quanto più a lungo possibile. Quindi poi alla fine del lavoro si dirà sempre una linea e si pensa se sia stato fatto qualcosa di positivo o di negativo. Quindi io sono convinto che i ragazzi ci possono dare qualcosa.